cardo, che è questo che noi percorreremo, era il tratturo piccolino, il tratturo che scendeva dalle montagne, quindi dal Matese, andava verso l'Adriatico, dove state voi, ok? Verso il mare. L'altra strada, il Decumano, che è la strada principale che è posta quindi ad incrocio, il Decumano è posto sul tratturo Pescasseroli-Candela, quindi si arrivava fino alla, in Foggia, quindi si arrivava giù e portavano tutti questi animali. Loro erano costretti a passare all'interno di questa città, ok? Allora, primo popolo, Sanniti Pentri, che sono stati qui per molti anni. Ci sono state 3 guerre sannitiche. Alla terza guerra sannitica, avvenuta nel 293 a.C., questi Sanniti furono attaccati dai Romani, dal console Caio Papiro Cursore, e furono uccisi, secondo lo storico Tito Livio, 7300 Sanniti. Ma questi 7300 non abitavano qui, abitavano a 12 km di distanza, dove c'è la città sannitica chiamata Ocre Sepinatez. È di fronte alla montagna, si va nei boschi e si arriva a questa città, che è molto più grande di questa e ha una doppia cinta muraria costruita con pietre megalitiche grandi. È la pianta della città. Ecco, vediamo la città. Okay. Ecco, guarda. Il perimetro, vedete, questa è la cinta muraria che è stata fatta dai Romani, non dai Sanniti, che circonda l'intera città. È lungo il perimetro. Gli anfiteatri avevano un altro scopo e venivano costruiti al di fuori della cinta romana, ok? All'Arino ci siete stati? Avete visto l'anfiteatro? No, ok. Al di fuori. Perché gli anfiteatri venivano costruiti al di fuori? Perché negli anfiteatri non avvenivano spettacoli teatrali, avvenivano i combattimenti. E quindi arrivavano anche persone e guerrieri da altri luoghi. Quindi per evitare insurrezioni si doveva stare al di fuori della città. Invece il teatro poteva essere all'interno, anche perché era più piccolo. Quello di Larino addirittura poteva contenere 15.000 persone, questo invece 3.000 persone. Ok? Allora, che cosa abbiamo architettonicamente? Siamo entrati attraversando il tetrapilo, noi siamo tutti nobili, perché solo i nobili potevano attraversare il tetrapilo e accomodarsi sulla Ima Cavia, i primi posti a sedere, perché questo era il tribuno d'onore dove si accomodavano le personalità importanti. Infatti la costruzione è differente, ci sono gradini più bassi e solo alla fine della Ima Cavia, torno, vi era lo schienale in pietra. Cosa che invece non vi era né sulla Media Cavia né sulla Summa Cavia. Allora, noi che cosa troviamo alle vostre spalle? Parte della Media Cavia, non è completa, quindi proseguiva, e poi vi era la Summa Cavia, c'era il corridoio, come vediamo qua tra la Ima e la Media, vi era il corridoio e poi vi era la Summa Cavia. Giustamente lì chi si accomodava? Gli schiavi, diciamo i ceti più bassi della città, la plebe. La plebe non poteva entrare attraversando i tetrapili né da destra né da sinistra, doveva entrare da alcune aperture poste alle spalle di queste sedute, come vediamo questa piccola apertura che hanno lasciato qui, che erano chiamate vomitoria.
in senso dispregiativo rivolto al volgo che doveva entrare alle spalle del teatro. Poi saliva delle scalette e si accomodava sui posti a sedere. Questa viuzzola o quelle scale? No, no, quello è l'ingresso del museo, questa viuzzola, questa qui. Hanno lasciato orchestra. Questo buco dove sono io di fronte è a forma di orecchio perché indica la massima estensione vocale, ok? Qui sull'orchestra cosa succedeva? I teatri romani avevano due funzioni diverse, con due postazioni diverse. Sull'orchestra c'erano i danzatori, i mimi, i pantomimi che si esibivano con un sottofondo musicale e sul palcoscenico venivano effettuate le recite. Ora voi il palcoscenico non lo vedete perché la pavimentazione del palcoscenico, vedete, questo è il proscenio che si alterna con strutture semicircolari e semirettangolari. Dietro il proscenio iniziava la pavimentazione del palcoscenico. Sul palcoscenico, su questa pavimentazione, i contadini costruirono questa bella casa che adesso è stata espropriata ed è anche questo un museo. Solo che l'unico visitabile è quello alle vostre spalle, questo non si può. Sono le mura che sono state costruite dai romani, vabbè, questa è la cinta muraria detta opus reticulatum, opera a rete. Queste pietre si chiamano cubidie, cubo perché finiscono, esatto, a cubo, tronco, ok? Guardate sotto la torre della gioielleria, avete presente? Ci sono due o tre esempi, perché poi è stata ricostruita sopra, però sono a cubidie, andiamo a prendere dentro, finiscono a cubo. Cubidie, opus reticulatum, opera a rete, ok? Vi voglio far vedere una cosa, questa città non è mai stata sepolta, è stata sempre un sito alla luce del sole, non come Pompei che è stata ricoperta dall'eruzione, no. Guardate, quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione, vi parlo degli anni 50, i primi lavori degli anni 50, gli archeologi hanno detto ai lavoratori, voi dovete lasciare dei segni, quindi guardate, tra una cubina e l'altra, riferito a quello che voi trovate in basso e quello che voi ricostruite. Quindi tutti questi solchi ripieni stanno ad indicare che la parte in basso risale al periodo della costruzione, la parte in alto è stata costruita negli anni 50. Dell'arco c'è il volto di un personaggio barbuto, è una divinità, è Ercole, il dio della forza. Ercole, il dio della forza. Lateralmente troviamo due statue che rappresentano i prigionieri barbari, i germani. Ok? Noi troviamo una struttura importante che è chiamato tempio di culto generico, questa alle vostre spalle. Perché è chiamato così? Perché è stata ritrovata un'armilla. L'armilla che cos'è? È la costituzione di tanti cerchi che vanno a identificare le varie divinità pagane. Ok? Quindi non era dedicato ad un'unica divinità, ma a tante divinità. Qui vi potete. Armilla. Tipo il Pantheon a Roma. I braccialetti che noi ragazze portiamo, quelli a cerchi, non so se li portate, quello è l'armilla, quello è il simbolo pagano. Ah, ecco le comare! Questa è la piazza.
il Foro, la piazza della città. Allora, di fronte troviamo la basilica, che è costituita da 20 colonne a capitello ionico, però se voi guardate i capitelli non sono tutti uguali, capite? Hanno le volute, i ricciolini, bravo, lateralmente, ma non sono tutti uguali, perché guardate questa colonna centrale, sul lato sinistro c'è un ricciolino, una voluta, sul lato destro invece c'è un fiore a 6 petali, a forma di cuore. Secondo gli archeologi è la firma dell'architetto a cui fu commissionata la costruzione della basilica. Queste sono colonne scanalate, fanno parte di un tempio. Il tempio dedicato a Costantino, l'imperatore Costantino, quindi siamo in pieno periodo cristiano, IV secolo d.C. Allora, ragazzi, sul lato destro, dove ci sono questi cippi funerari, in avanti ci sono, cioè dietro questi cippi funerari, dei piccoli locali. Quello era un tempio dedicato a Giove, ok? A Giove. Quest'altro invece è successivo ed è dedicato al culto dell'imperatore Costantino, siamo nel IV secolo d.C. Questo tempio sappiamo che è dedicato a lui, uno perché è stata ritrovata una statua femminile che raffigurava Sant'Elena e poi è stata ritrovata un'epigrafe che descriveva il tutto. Però questo tempio è particolare perché è stato costruito distruggendo un'attività di epoca sannitica, la Fullonica, la lavanderia delle Lane. Allora, questa è Porta Benevento. E prima si chiamava Maleventum, poi con l'arrivo dei Romani si è chiamata Beneventum. Sulla chiave di volta, vedete, questa è stata tutta ristrutturata, vi è un'altra divinità, è Marte, il dio della guerra, lo si capisce anche dall'elmetto, vedete l'elmetto? Atene greca. Questo invece è maschile, è Marte. Ok? La divinità degli Umbri era questa, che poi è divenuta anche divinità romana.